c'è un solo e unico match of the week possibile nella fine settimana dei campionati di Serie A ed è la sfida tra Indeco Conversano e Yomi Salerno, valida per la 22esima giornata della massima serie femminile, destinata a decidere le sorti del primato in classifica in diretta il 25 marzo prossimo a partire dalle ore 18 su Palamano TV. Conversano Salerno è un match che mette di fronte due compagini che negli ultimi anni hanno dimostrato di recitare un ruolo da protagonista nella pallamano femminile. E mai come quest'anno c'è grande attesa per questa partita. Salerno sicuramente si presenterà qua con molto entusiasmo, anche perché sono prima in classifica praticamente dalla partita di andata contro di noi. È una squadra molto completa, con elementi di grande valore. Però io penso che noi non saremo da meno e metteremo tutta la forza, la grinta e la volontà che avremo per offrire un grande spettacolo al nostro pubblico che ci segue sempre numeroso. Per noi è una fonte di orgoglio giocare qua a Conversano. Siamo alla vigilia di una gara importante, forse la più importante di questa prima fase di campionato. Ci arriviamo con il morale molto alto e ben motivate, grazie anche alle 21 vittorie consecutive conseguite durante la prima fase di campionato. Sappiamo che comunque sarà una battaglia e che le campionesse in carica ci terranno a fare bene davanti al proprio pubblico. Per quel che ci riguarda abbiamo anche recuperato pezzi importanti della squadra, sia Cekic che Landry sono a piena disposizione del mister e questa sarà un'arma importante in quanto potremo schierare in campo varie soluzioni. Ci aspettiamo comunque una partita dura che è importante perché potrebbe favorire in parte quella che poi sarà la seconda fase del campionato, ma che comunque non è determinante in quanto ci saranno anche altre partite da giocare. Tre punti dividono Conversano e Salerno con le campane imbattute con lo scontro diretto dalla loro parte, appuntamento imperdibile su Palamano TV allora in diretta dal Pala San Giacomo di Conversano. Restando in Serie A femminile, altre due le sfide di interesse: Bressanone e Stenze smuove gli equilibri della corsa ai playoff scudetto, mentre Brescia affronta Teramo per difendere le proprie chance d'accesso alla Coppa Italia. Serie A maschile intanto giunta alla terza giornata delle pool playoff e retrocessione. Carpi e Fasano hanno la possibilità di blindare definitivamente l'accesso alle semifinali scudetto nelle rispettive trasferte sui campi di Romagna e Conversano. Più intricata la situazione nel girone A, dove va in scena il big match tra Bressano e Bolzano, divise al momento da appena 4 punti.